tutte queste agenzie hanno una caratteristica particolare, hanno, come dire, nelle diverse loro articolazioni hanno sviluppato degli strumenti che gli permettono di gestire programmi in accordo con le autonomie territoriali per portare avanti un disegno complessivo di politiche attive del lavoro e non solo, e di integrazione soprattutto tra la componente di politica attiva e la componente di politica passiva. A queste esperienze si ispira quello che è il disegno del Job Act. Ecco, però c'è un elemento che io vorrei riprendere e sottolineare, visto che mi occupo di questo da molto tempo, è che quell'infrastruttura informativa che caratterizza tutte queste esperienze europee. In qualunque dei paesi europei in cui si è realizzato un modello di tipo agenziale c'è una fortissima componente riservata al sistema informativo. Questa delle crisi è un aspetto fondamentale, è lì che si vede la technicalities, perché un conto è dirlo o enunciarlo dal punto di vista, diciamo così, normativo, un conto è organizzare un intervento che strutturalmente si pone a servizio di un processo di, come dire, di articolazione, di definizione di soluzioni che possono permettere una risoluzione di una crisi, e quindi potete immaginare quanto delicato, intervenendo con delle tecniche. Il profiling, ragazzi, non è sta cosa così complicata. Con il volume dei dati amministrativi che ci abbiamo, direttore, il profiling magari ci possiamo permettere di adoperare pure qualcuna di più delle quattro variabili che abbiamo, cioè ci potremmo permettere anche addirittura di andare a vedere qual è come dire, la carriera professionale di una persona. Non dimentichiamo che poi ci abbiamo anche l'ISEE che ci dovrebbe aiutare nel garantire se un lavoratore è svantaggiato o non è svantaggiato. È vero che non ce l'hanno tutti, è vero che ancora non è erga omnes, però insomma è uno strumento con il quale si fanno anche delle politiche di sostegno al reddito, quindi evidentemente possiamo utilizzare più informazioni per arrivare a definire un profiling automatico che già è abbastanza semplice.